Sorial. Nizzi. E poi chiudiamo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo all'1.1 Grillo. Onorevole Grillo, prego. Grazie Presidente. Con questo emendamento ai successivi introduciamo il concetto dell'atto sanitario. In realtà va detto che nella stesura primitiva della legge esisteva un tentativo di definizione di atto sanitario, comunque di atto medico, tentativo che poi è stato abbandonato anche così perdendo un'occasione di fare chiarezza. Successivamente negli articoli che definiamo, che indichiamo dopo, negli emendamenti che indichiamo dopo, diamo una definizione di atto sanitario, intendendo tutte le attività di prevenzione, diagnosi, assistenza, cura e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato, subordinato o in equip, anche mediante personale a qualunque titolo operante. Abbiamo proposto altresì che il presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario fosse il consenso del paziente. In tal senso non solo si colma un vuoto legislativo, ma si consolida una visione strutturale e strategica del sistema salute che sia scevra da sperequazioni corporative e che sia orientata al bene della salute e al bene dell'utente. Grazie. La ringrazio, onorevole Grillo. Lo poniamo in votazione. Onorevole Baroni, a titolo personale. Grazie Presidente. Vogliamo ribadire sostanzialmente che questa discussione, diciamo piuttosto importante, che riguarda la letteratura scientifica e soprattutto ordinistica delle professioni sanitarie, è una discussione in essere da molto tempo, ovvero c'è chi vuole mantenere lo status quo. E chi vuole mantenere lo status quo vorrebbe sostanzialmente l'esclusività dell'atto medico. La definizione che ha dato la mia collega Grillo è una definizione sostanzialmente multidisciplinare, perché noi non possiamo pensare che un dirigente medico possa essere responsabile di tutto e di qualsiasi decisione che viene presa in qualsiasi momento in cui il paziente mostra una modifica e in quel momento magari abbiamo un medico semplice oppure abbiamo un infermiere che sta monitorando e la definizione di atto sanitario è una definizione che è relativa a un dibattito scientifico molto più vicino è molto più vicino a Grazie. Scusi Presidente, finisco. Molto più Sì. vicino al mondo anglosassone, per cui noi vogliamo avvicinare il modo in cui si prende in carico il paziente come fa il mondo anglosassone, perché noi